ora non potrà più rubare. Finalmente lo abbiamo catturato. Vado un attimo a prendere le chiavi. Torno subito. D'accordo. Buongiorno. Buongiorno, signora Siska. Salve, agente Wegman. Signora Siska. Come va? Bene, grazie. Sono appena rientrato, ho potuto dimostrare le mie capacità. Non sono ancora all'altezza di suo marito e poi lui è già commissario. Lo diventerà anche lei. A che mese è adesso? Al quinto, ma ancora non si vede tanto. Dov'è il mio marito? Non lo so. Il commissario Siska ha detto di aspettarlo nel cortile, arriverà tra pochi minuti. D'accordo, grazie. Prego. Un momento, Franz. Ah. Sono qua. Va bene. Tutto tranquillo, non è successo niente. Ah, eccovi, finalmente. Arrestarlo è stato molto facile. La cosa più faticosa è stata arrivare qui. Sei impazzito! Non puoi farcela! Chiudi quella bocca, dammi la chiave. Butta la pistola, arrenditi! Il prigioniero è fuggito! Bloccatelo! Bloccatelo! Eccolo là. Non gli sparare! Chiudi il cancello! Presto, presto! Muovi da quella parte! Mettiti al volante. Al volante, ho detto! Attenti, è armato! Non vi muovete o l'ammazzo! Metti in moto. Avanti, che aspetti? Io non so guidare. Cosa? Bugiarda. Ho detto metti in moto. Che succede? Certo che vi manderò il rapporto. Quando sarà pronto? Mi passi il capo della polizia, gli voglio parlare di persona. Commissario! Che c'è? Sua moglie. Mia moglie che cosa? È stata presa in ostaggio. Mi raccomando, non perdete la calma. Mettete via le armi. Ho detto via le armi. Cercate di stare calmi, ragazzi. Via le armi. Via le armi, ho detto! Sparisci! Vattene! Non ti devi preoccupare, amore mio. Non ti succederà niente. Ma che diavolo dici? Se ci tieni veramente alla sua vita, fa sparire questa macchina qui dietro! E fa aprire il cancello! D'accordo. D'accordo. Portate via quella macchina! E aprite il cancello! Faremo tutto quello che ci dirai.
ti prego, cerca di stare calmo. Io sono calmo. Bene. Bene. Guido io. No! D'accordo. Ma senza di me non potrei andar via di qui. Adesso usciremo insieme da questo cortile. Penserò io a tutto. Questo te lo posso assicurare. Ehi, metti via quella pistola. Sta zitto. Aprite quel maledetto cancello! Adesso entro. Avanti, Bergman, alzati. Niente male. Sì, davvero interessante. Già. Chiamalo. D'accordo. Sì? È più di mezz'ora che seguiamo una meravigliosa Jaguar. È proprio quello che fa per noi. Ha la targa gialla, viene dall'Olanda e c'è un solo uomo a bordo. Dove siete? In una stazione di servizio. Niente di interessante? No, no, poca roba. Hai detto che stai seguendo una Jaguar? Sì. Niente ma. Sembra uscita di fabbrica. Fantastico. È un bel giocattolo. Cerca di non fartela sfuggire. Tienimi al corrente, d'accordo? D'accordo.
Pronto? Sì, dimmi. Ah, capisco. Molto bene, siamo davvero fortunati. A tra poco. Allora? La Jaguar sta venendo verso il parcheggio. Ha detto di andarla a vedere. Forse non è una cattiva idea. Vieni. Sì, sono appena arrivato alla stazione di servizio di Wattestedt. T'aspetto qui, fa presto. Quello peserà almeno 80 kg. Per te non dovrebbe essere un problema. Hai visto dove ha messo le chiavi della macchina? Sì, certo. Nella tasca destra della giacca. Che meraviglia. Ha un aspetto invitante, vero? Già. Come la prendiamo? Lo vedrai tra poco. Va a vedere cosa fa. Sì, sì, adesso vado. Allora? Allora? Ha ordinato dell'acqua e sta leggendo il menù. Già, gli olandesi se la prendono sempre con comodo. Eccolo là. Sta andando verso i bagni. Su, muoviamoci, ora tocca a noi. Ehi. C'è guasto, deve usare il bagno delle donne sul lato opposto. Grazie. Vieni. Allora, tutto bene? Andiamo. Vieni. Aspetti un momento, ma quella... Sì, quella è la macchina del mio amico De Brass, o sto forse sbagliando? No, questa è veramente la macchina del mio amico, non sbaglio. Dannazione! Insomma... Accidenti, ci mancava anche questa. Che diavolo sta succedendo? Scusate, ma voi chi siete? Il suo amico sta ordinando il pranzo al ristorante, lo chieda a lui. Ehi, un momento, aspettate! Fermatevi! A quanto pare ci siamo cacciati nei guai. Vai, che aspetti? Sì! Quell'uomo ci insegue. Sì, la macchina ci sta dietro. Non riesco a seminarlo. Ha una serie 7. Cosa? E vi ha visto? Certo che ci ha visto. E non solo, abbiamo addirittura parlato con lui. Un momento. Dite a Rotter di venire. Prendete la prossima uscita.
Per seminarlo? No, per farlo uscire con voi. Per farlo uscire con noi. Sì, d'accordo. È ancora dietro di noi, non ce ne sbarazzeremo. Guida come un professionista. Non avete ancora capito? Non seminatelo. Passami il telefono. Ma ci ha riflettuto bene. Ora non c'è più tempo per riflettere. Fa quello che ti ho detto. D'accordo, d'accordo. Sono loro. Avete avuto molte difficoltà? Ecco, no, è andato tutto liscio. Finché è arrivato quel tizio che ci ha chiesto cosa facevamo con la macchina. Se ne sta occupando Rotter. Andate a prendere quell'auto. Su, muovetevi! È una follia. È morto. Che ci fate qui? Devo guardarlo di nuovo in faccia? Non state lì impalati. Portatelo dentro. Un'ultima domanda. Che ne pensate dell'accaduto? Tu che ne pensi? Forse non vi rendete nemmeno conto che quello che è successo era necessario. Quell'uomo vi ha visto, ha parlato con voi. Poteva descrivervi con una tale precisione
che fra neanche due giorni avrebbero preso sia voi che noi. Ho solo fatto quello che doveva essere fatto. Dovete pensarla così anche voi. Vi è andata bene. Cosa diavolo è successo? Eravamo molto preoccupati. Perché non ci avete chiamato? Ehi, non entrare. E perché no? Avete fallito. Avete commesso un errore. Eh? Quello non potrà più parlare. Ma forse lo faranno altri che si ricordano di lui. O di quell'imbecille di Urias. Tante volte ti ho detto di vestirti diversamente. Che diavolo credi di essere? Uno che non è capace di fare neanche una cosa come questa. Uno che va in giro vestito in modo strano, una persona priva di idee. Ma che è felice di essere com'è! Posso disturbarla un istante? Il commissario Siska è al telefono e chiede se lo può ricevere tra poco. Dov'è? Alla stazione. Gli dica di venire subito. D'accordo. Il suo futuro collega dirigeva un commissariato della cittadina di Mulheim nel bacino della Ruhr. Ha chiesto il trasferimento. Per motivi personali? Ah, non so. Per motivi di cui nessuno finora ha voluto parlare apertamente. Mi hanno detto che è un uomo molto coraggioso. Sì, avanti. Buongiorno, sono Siska. Buongiorno, commissario. Benvenuto tra noi. Il capo della polizia la sta aspettando. Io sono Annette Goller, il suo braccio destro, a volte anche quello sinistro. È un piacere conoscerla. Ah, è lei, Siska. Entri, entri, si accomodi. Posso lasciare qui? Certo, me lo dia pure. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Commissario Siska. Le presento il commissario Hane. Buongiorno. Buongiorno. So che ha chiesto lei il trasferimento da Mulheim qui a Monaco di Baviera. Si accomodi esatto. Pure, prego. Non ho alcun legame particolare con Monaco. L'importante è che sia un luogo lontano e diverso da Mulheim. Mi è stato dato l'incarico di aiutarla ad inserirsi. Attualmente sto conducendo un interrogatorio. Sarebbe opportuno che assistesse anche lei. Forse avrò bisogno d'aiuto. È il caso autostradale. È un'ottima idea. Lei intanto vada avanti. È arrivato oggi con il treno? Sì, circa mezz'ora fa. Non ha l'auto. Certo, ma l'ho lasciata a Mulheim. Andrò a prenderla più in là. Non siamo riusciti a sapere quali siano i motivi del suo trasferimento. Lei è sposato? Non so esattamente come rispondere. Direi di sì, sono sposato. Ma mia moglie non c'è più. È divorziato? No, mia moglie è morta. È stata assassinata. Credo che non sia il momento giusto per farle altre domande. Già. Il commissario Hane le ha chiesto di assistere all'interrogatorio. Le va? Sì, certo. Volentieri. Come ha detto il suo collega, si tratta del caso autostradale, una banda di giovani che ruba automobili, soprattutto nei parcheggi delle stazioni di servizio. Furto di automobili. Qualche tempo fa c'è stato un caso molto simile, con una vittima.
Si presume che si tratti della stessa banda di delinquenti. Vuol dare un'occhiata al fascicolo? L'ho già detto mille volte e vi ripeto che mi trovavo lì per puro caso. Ho sentito dire che era appena stata rubata una Jaguar e che un tizio era uscito dal bagno gridando di chiamare la polizia. Per quale motivo credete che io abbia a che fare con il furto? Se avessi rubato veramente quella macchina, non sarei certo rimasto nel parcheggio. Ma è già la seconda volta che sei stato visto sul luogo del crimine e che qualcuno ha dichiarato di averti riconosciuto. Ti trovi sempre nei paraggi quando avvengono questi furti. Naturalmente sempre per puro caso. Non ho niente contro le cose che avvengono per puro caso. E quando si tratta di cose positive, è sempre una piacevole sorpresa. Ah, venga, Siska. Le presento il collega Lawrence Wigand, della sezione omicidi. Buongiorno. Salve. Ha già letto il fascicolo? Sì, ho dato un'occhiata. Questo bel giovanotto si chiama Urias Sutter. È stato visto più volte nelle stazioni di servizio dove sono state rubate macchine di lusso i cui proprietari erano stati in precedenza cloroformizzati nel bagno. Vuole che gli faccia qualche domanda? Sì, se lo ritiene opportuno. Le persone che aspettano che accada qualcosa per puro caso non sono soddisfatte della propria vita. Questo vale anche per te. Lei conosce forse qualcuno che è soddisfatto della propria vita? Lei è un uomo soddisfatto? No. Ma chi è questo tizio spuntato dal nulla? Queste domande assurde non hanno niente a che vedere con la faccenda. Dimmi, che mestiere fai? Mestiere? Sì. E chi ce l'ha oggi un mestiere? Ho un lavoretto. Dice di essere musicista. Ma che musicista? L'ho detto così per dire. A volte invento una piacevole melodia, sì. E a volte delle belle parole. Ora mi conosce meglio? Sì, certo. Chi non riesce a esprimersi balla, disegna, scrive canzoni e ruba automobili. Che cosa intende dire? Hai capito benissimo. Se sei veramente coinvolto in questa storia, deve essere successo qualcosa che ti ha turbato. Ah, e cosa secondo lei? Una vittima. È molto probabile che qualcuno sia stato assassinato. Allora, commissario, che ne pensa di Siska? Veramente, non credo che Siska possa esserci di grande aiuto. Cosa glielo fa pensare? Ho letto da qualche parte che i funzionari di polizia giudiziaria portano le scarpe della legge ai piedi, ma Siska sembra camminare a piedi scalzi. Mi è stato ordinato di accompagnarla ovunque, anche se si oppone. Io non mi oppongo. Bene. Che cos'ha là dentro? Le mie stecche. Ah. Quanto si fermerà? Non lo so ancora. Spero il più possibile. È tranquillizzante avere la polizia in casa. Mia nipote si occuperà del suo bagaglio. È veramente mia nipote. Le porto la valigia. Grazie, faccio da solo. D'accordo. Le faccio vedere la camera. Vi accompagno anch'io. Buona permanenza. Grazie. Se ha bisogno di qualcosa, non esiti a dirmelo. Mio nonno vuole che lei sia soddisfatto. E la responsabilità è mia. Bene. Arrivederci. Arrivederci. Non preferirebbe stare in un appartamento? Prima o poi ci andrò. Può farmi avere l'indirizzo di quel ragazzo in giornata? Certo. A dopo. Arrivederci.
Maledetti, lasciatemi in pace! Che diavolo vi sta succedendo? E con chi credete di avere a che fare? Ci avete creato un problema e ora siamo nei guai. Cosa gli stanno facendo? Sei impazzita. Se esci, sei morta. Siediti. Se ne sono appena andati. Gliel'ho detto mille volte di non vestirsi come un pagliaccio e che prima o poi avrebbe dato sicuramente nell'occhio. E infatti, così è stato. La polizia lo ha interrogato, ma lui non ha parlato. Altrimenti non l'avrebbero lasciato andare. Ascoltatemi, non esistono più legami con lui. Ora lo porto a casa e diventerà uno sconosciuto per tutti. Non dovete più avere a che fare con Urias. Sì, ma è ancora vivo. Se ti preoccupi per lui, devi preoccuparti mille volte di più per tutti voi, chiaro? Pulisciti il sangue. Ringrazia Dio che sei vivo. Sto bene. Non sono diventato più bello, ma sto bene. Buonasera. Buonasera. Cerco il signor Sutter. Che cosa vuole da lui? L'ha ridotto lei in quel modo? Permesso. Seconda porta a destra. Grazie. Cosa vuole da me? Come ti hanno conciato? Molte persone mi ritengono un interlocutore interessante. Ti hanno sistemato bene, eh? Già. Quella è gente che conosce il proprio mestiere. I cosiddetti professionisti. Sei stato da un medico? E per quale motivo? Prima o poi veniamo tutti riempiti di botte. A lei non è capitato? Sì. Ed è andato dal medico? No. Ancora male? Sì. Che cosa vuole da me? Le cose vanno male, vero? Ce l'hanno con te, la situazione è peggiorata. Non vuoi rispondere? Pronto. Urias, come stai? Allora, che dice? Voglio sapere come stai. Bene, sto bene, tutto a posto, grazie. Ciao. Da me non saprà mai nulla. Non ti ho chiesto niente. Ma lei che razza di uomo è? Forse un giorno avremo occasione di parlarne. Hm? Ian Anderson, un autore che trasporta nel mondo dei ricordi.
Buongiorno. 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 Il nostro caro collega Lawrence mi ha appena detto dove lei alloggia attualmente. È rimasto scioccato. Scioccato non è il termine esatto, ma la sua camera mi è sembrata piuttosto angusta. Lei può benissimo permettersi una sistemazione migliore o è in difficoltà? Quali difficoltà? Per esempio, finanziarie. No, no. Beh, com'era la colazione? Insomma. Com'è arrivato qui? Con il tram. Potevo venirla a prendere io, mi ero già offerto ieri. Ieri sera sono andato a trovare il nostro amico, il signor Sutter. Davvero? L'hanno picchiato brutalmente. Le ha detto chi è stato? Mm-hmm. Ma so chi sono i suoi amici. Allora finalmente ha parlato. Mm. È la sua padrona di casa che ama parlare. Senta, caro collega, non sono neanche 24 ore che è qui e crede di avere già risolto il caso? Come si chiamano i suoi complici? Si chiamano... Vediamo. Allora, Melitta e Benny Down. Sì. E Shank, Gerard. Bene, siamo già un passo avanti. Penso che possiamo arrestarli. Con quale accusa? Beh, se non otterremo informazioni utili, possiamo sempre rilasciarli. Così picchieranno a morte anche loro, vero? No, me ne occuperò personalmente. Mi serve un'auto. Ci penso io. Grazie. Ho sentito che ha lasciato la sua auto a Mulheim. Mia moglie è stata assassinata in quella macchina. Io ero accanto a lei. Accidenti. Tu lo sapevi questo? No, e come facevo? Buongiorno, signora. Buongiorno. Ormai sa dov'è la sua stanza. Sì, grazie. Tu sei Melitta Down, non è vero? Il mio nome è Peter Siska. Sono della polizia di Monaco. È tuo fratello Benny? Che cosa vuole da me? Ieri sera ho parlato con il tuo amico Urias, Urias Sutter. È stato picchiato brutalmente. Tu sai per caso chi è stato? No. Melitta, chi è quel tizio? Lasciaci un attimo da soli, d'accordo? Hai capito o no? Non voglio stare in pensiero. Non ti devi preoccupare. Andiamo a bere qualcosa al bar, aspettaci qui. Si può sapere che succede? Niente, va tutto bene. Posso fare una telefonata? Sì, certo. Oh.
Pronto, chi parla? Pronto, c'è Urias. Sono stato a casa sua stamattina. Lei ha a che fare con la sua morte? Io? No. No. È stato lui l'artefice del proprio destino. Credo che abbia sempre cercato di varcare la soglia della libertà, ma non ci sia mai riuscito. È riuscito a trovarla soltanto adesso. Che cosa vuole da me? Niente. Ecco, volevo darti questa. Forse vuoi tenerla come suo ricordo. Non ho alcuna prova contro te, tuo fratello e i tuoi amici. So soltanto che siete gli amici del ragazzo che si è tolto la vita. È il quarto. Dunque si è suicidato dopo che lei era andato a trovarlo? Sì, è successo poche ore dopo. E lei non si è accorto di niente? Non era una cosa prevedibile? No. Il suicidio è una tentazione che può colpire chiunque. Io non sono stato ancora colpito. Lei ci ha fatto tre nomi. Cosa ha saputo su di loro? Possiamo leggere il suo rapporto? No. Scrivere rapporti uccide il pensiero. Oh. Lei non scrive rapporti? Sì, certo. Una volta mi trovai in una stanza enorme, piena di fascicoli, in un commissariato di polizia. Non dimenticherò mai quello che mi disse un collega in quel momento. Qui le lacrime si coprono di polvere. Temo che con il suo modo di lavorare e il suo comportamento non si farà molti amici. Lo so. E allora? Lei sa che sono stato incaricato di assisterla. Spero per scrivere rapporti. Fantastico. Sapevo che finiva così. Bene, allora andremo molto d'accordo. Dunque. Le va di andare a mangiare un boccone? Stasera ho già un impegno. Facciamo un'altra volta? Va bene? D'accordo. Ci vediamo. Arrivederci. Ciao, ciao. Il solito drink. Ehi. Sì. C'è quel tizio della polizia. Sì, lo vedo. Quello sarebbe un piedipiatto. Non mi ha detto che era della polizia. E che cosa ci fa qui? Non ne ho la minima idea. Va da lui. Cosa? Così si accorgerà che siamo agitati. Sì, infatti siamo agitati. Almeno Benny. Ma che dici? Mi ha detto che non ci sono prove contro di noi. Devi andarci lo stesso, Melitta. Allora, che cosa aspetti? Thank you.
Salve. Cosa ci fa? Stavo pensando a te. Davvero? A chi sei veramente? E perché rubi le automobili? Cosa? Quali automobili? Lasciamo perdere. Ma perché non mi ha detto che quello è un piedipiatti? Perché sei buono solo a startene al volante. Più di questo non riesci a fare. Melitta, dove hai messo l'armonica a bocca? Beh, che volevo? Voleva sapere dove ho messo l'armonica a bocca di Urias. Cosa? Non ti ha chiesto altro? Allora, dove l'hai messa? È a casa. Gliela farai vedere subito. Va da lui e digli che se vuole, puoi fargli vedere dove l'hai messa. E perché dovrebbe venire? Chiudi quella bocca. Avanti, portatelo a casa. Se vuole gliela faccio vedere. L'ho lasciata a casa. Certo, perché no? Venga, vado subito a prendere l'armonica. Mi dispiace, ma purtroppo non so suonarla. Urias mi diceva sempre di provarci, ma quando l'ho fatto, ho lasciato subito perdere. Come mai voleva vederla? Avanti. Perché non viene qui? Lo faresti davvero? Perché no? Già, perché no? Ascoltami. Non mi interessi, né tu, né il tuo amico, né tuo fratello. Io voglio sapere per chi lavorate. Puoi chiamarmi a questo numero. In qualsiasi momento. Che ti ha chiesto? Avanti, parla. È un pazzo scatenato. Non riesco a capire che cosa vuole. Ho appena parlato con Rotter. Gli ho detto che c'è un uomo che ci perseguita. E che ti ha risposto? Ha detto che abbiamo già avuto lo stesso problema. Avanti. Buonasera. Buonasera. C'è una persona per lei. Una ragazza? Sì. E dov'è? In sala da pranzo. Grazie. Allora? Tutto bene? Lei sa dove è stata rubata la Jaguar? Certo che lo so. Domani ruberanno una Mercedes.
Ho già parlato con Gerard. E lui dice che dovrebbe venire anche lei. Deve soltanto seguirlo con la sua macchina. Sai quello che stai facendo? Sì. Siamo stati noi a rubare le macchine. Ma non siamo responsabili per quello che è successo dopo. Non c'entriamo niente. Entrando nel ristorante. Intanto vada nella sua macchina. Sì. Tu rimani qui? No, vengo con lei. Le dirò io quando deve muoversi. Per favore, mi porti un caffè e un menù. Sì, subito, signore. Sa che lei lo segue. Più piano. Siamo quasi arrivati. Dov'è l'altra macchina? Era sempre dietro di me.
fermi. Si fermi, ho detto. Non vada oltre! Perché si è fermata? E io che ne so. Subito! Centrale, rispondete! Qui sotto c'è un'auto! L'abbiamo trovato? Da questo lato! D'accordo! Commissario Sisca, può venire un momento? Gli hanno sparato in fronte, deve essere morto sul colpo. Procedete. Tira! Buongiorno. 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 Sisca. Sì? I miei complimenti, collega. Grazie.
fatto veramente un ottimo lavoro. Certo, i suoi metodi sono piuttosto insoliti e fuori dal comune, ma danno ottimi risultati. Le hanno permesso di salvarsi da una trappola. Quelli volevano ucciderla, è stato molto fortunato. Ogni persona coinvolta in questo caso era caduta in una trappola. È la vita che vuole farci. Comunque, ha rischiato grosso. Bene. Mi hanno detto che ha abbracciato quella ragazza. Voci di corridoio? Non era lei che stava abbracciando. Vuole un caffè? Cosa? Un caffè? Sì, certo. Amaro? Sì. Aspetti un momento. Voglio farlo io. Anche per lei un caffè? Sì, grazie, perché no? Latte e zucchero? No, grazie, senza niente, sono a dieta. Ah. Dov'è il caffè? Nel primo ripiano. Ah. Non lo trovo. Aspetti, arrivo. Ah. Ecco, adesso lo mettiamo lì dentro. Bisogna stringere forte. Bene, ecco fatto. Sì, così. Non è che manca l'acqua. Scusate. No, l'acqua c'è. Ah, bene. Aspettiamo. Collega Siska, questa è la cassa per il caffè. Capito. Deve contribuire. D'accordo. Oh! No, prima lui. Prego. Grazie.